Oggi al Palazzo di Giustizia si ricordano due persone che hanno lasciato un profondo segno in questa regione, in questa nazione, Rosario Livatino e Antonino Saetta. Qual è il suo primo pensiero oggi parlando di queste due personalità? Beh, sicuramente sono delle icone della Corte d'Appello di Caltanissetta. Entrambi in tempi diversi e con mansioni diverse hanno prestato servizio presso questa Corte e quindi hanno dato lustro alla Corte d'Appello e hanno dato lustro all'intera magistratura. Abbiamo ritenuto nostro dovere, dovere di questa Corte, dovere dei magistrati, del personale, delle forze di polizia qui in servizio, ricordare il loro sacrificio nell'anniversario della morte. E come sapete, gli anniversari cadono in anni diversi, ma coincidono nel mese di settembre di entrambi. Sono due figure eccezionali, in parte coincidenti. Entrambe erano magistrate di altissima indipendenza, di alta preparazione, di equilibrio massimo e hanno pagato con la vita proprio il possesso e l'attuazione pratica di questa loro qualità. Ciascuno di loro ci lascia un messaggio, qual è quello di Rosario Livatino e qual è quello di Antonino Saetta? Ma il messaggio è quello di fedeltà alla legge e alle istituzioni. Entrambe sapevano di essere nel mirino delle forze del male e ciononostante non hanno mai deflettuto dai principi ai quali hanno sempre ispirato la loro attività di magistrato e la loro vita privata. Anche lì c'è una coincidenza, la coerenza della vita privata con la vita pubblica e con l'attività ai servizi. Com'è cambiata l'atmosfera nei palazzi di giustizia da quei giorni? Beh, quei furono giorni bui perché era una sconfitta da parte dello Stato. Lo Stato ha saputo reagire, abbiamo ottenuto grandi risultati, anche in questo distretto di Corte d'Appello i risultati conseguiti sono senz'altro eccezionali. Tutti i capi mafia sono stati assicurati alla giustizia, tutti i gregari sono stati assicurati alla giustizia, omicidi e gravi delitti che erano rimasti impuniti anche per ventenni sono stati invece attribuiti al loro autore e quindi anche quei soggetti che credevano di poter godere dell'impunità sono stati raggiunti dalla giustizia e pagano adesso per quello che hanno fatto. Tutto questo giudicato da una magistratura che è stata sempre serena, una magistratura eccezionale, una magistratura operosa.